Finisce nel peggiore dei modi l'avventura playoff dell'Arezzo contro la Lucchese, arrivata nona in campionato. Agli Amaranto bastava anche un pareggio. La serata sembra subito in discesa quando Moscardelli, in dubbio per tutta la settimana, schiaccia imparabilmente di testa un ottimo cross di Yanga. La squadra di Sottili è in mano partita e qualificazione, ma la lucidità sembra rimanere negli spogliatoi. Inizia la ripresa e la Lucchese compie una rimonta da impresa. Prima è Bruccini a trovare un gran gol dalla distanza per l'1-1. Arcidiacono fa in tempo solo a mangiarsi il gol del nuovo vantaggio. Poco dopo Cecchini approfitta di un buco difensivo e segna il gol qualificazione. Sottili manda in campo Polidori al posto di Arcidiacono, ma a parte un suo tiro parato da Nobili, la porta della Lucchese non vive particolari patemi. La squadra dunque sfavorita alla vigilia condanna l'Arezzo all'ennesima rimonta subita della stagione, questa volta non ha rimedio. Il campionato e le speranze Serie B vanno subito in soffitta. A fine partita, lunga contestazione dei tifosi stipati nei cancelli fuori dallo stadio. Tre rappresentanti della tifoseria hanno chiesto un incontro con la squadra e la dirigenza, che però non ha placato gli animi, tanto che si sono resi necessari rinforzi della polizia per scortare alle auto i giocatori e lo staff amaranto a mezzanotte inoltrata. Un ulteriore epilogo che tinge ancora di più di nero una stagione che fino a due mesi fa sembrava destinata ad un crescendo e sicuramente non tutta da buttare. Triste, siamo demoralizzati perché ci siamo fatti anche due gol da soli quando avevi fatto bene il primo tempo, con personalità eri riuscito a essere pericoloso in più di un'occasione. Rientri in campo, per tuo demerito in uscita prendi gol, incominci a avere ansia, incominci a perdere autostima, non giochi più da dietro e comunque non è che la Lucchese avesse creato chissà quali occasioni. Chiaro che poi dopo abbiamo ripreso un gol con la difesa schierata e in quel caso lì diventa tutto dopo più complicato. Peccato che non abbia avuto un epilogo diverso, perché ne avevamo la possibilità e c'è grande rammarico, però i playoff, le gare secche sono anche queste. Hai provato nell'assalto finale, hai avuto un paio di situazioni per poterla pareggiare, però così non è stato, ma in questo momento c'è grande delusione.